Nel 92 la Fininvest ha perso tra i 200 e i 250 miliardi, ma le perdite sono state mascherate così da far figurare un utile di 21 miliardi. Nel 92 è andato in rosso anche il settore televisivo con un deficit di 80 miliardi. La ragione è che i prezzi della pubblicità sono in calo, mentre il costo dei programmi e dei film è in costante aumento. La Fininvest ha debiti per 3.340 miliardi, quasi tre volte più consistenti del patrimonio, 1.100 miliardi. Secondo gli esperti di finanza siamo ben oltre il livello di guardia. Ma l'esposizione della Fininvest sarebbe ancora più preoccupante perché ci sarebbero finanziamenti a società estere e fideiussioni a soci e terzi che sfuggono al bilancio consolidato. Non è finita. Il gruppo si finanzia attingendo alla Standa e a Mondadori e chi ci guadagna, almeno nel caso della Standa, è la Fininvest. Era la metà degli anni 70. La televisione aveva un solo nome, Rai. Un costruttore di Milano, Silvio Berlusconi, si rende conto che c'è una forte domanda di pubblicità televisiva che la Rai non vuole o non può soddisfare e costruisce le sue televisioni a questo scopo. È abile Berlusconi, è capace. I suoi ripetitori coprono la penisola anche perché non ci sono leggi che mettano ordine nell'etere. Quando nell'84 i pretori spengono le TV senza legge, Craxi, allora capo del governo, torna precipitosamente dalla Tunisia e impone la riapertura per decreto legge, il decreto Berlusconi. Ora nulla più limita il cavaliere che costruisce le tre reti e impone, grazie anche al controllo della pubblicità, il suo monopolio nel settore privato. Ci sono anche le delusioni. In Europa, dove le leggi ci sono e sono fatte rispettare, Berlusconi segna il passo e in Francia viene sconfitto. Finalmente, anche in Italia, è il momento di una legge. A Berlusconi va bene, purché riconosca e legittimi l'esistente. È la legge Mammì. La vuole fortissimamente il CAF, l'asse Craxi Andreotti Forlani, nato nel camper del congresso del PSI di Milano. Per imporre la legge, Andreotti rischia la crisi. 5 ministri della sinistra DC danno le dimissioni. Li sostituisce in una notte. È il più veloce rimpasto nella storia della Repubblica. È il punto più alto della parabola. Negli anni che seguono, Berlusconi aumenterà ancora il suo impero e il suo fatturato, ma più veloce sarà l'aumento dei costi e dei debiti, mentre i protettori politici, travolti da Tangentopoli, escono definitivamente di scena.